Eccoci. La persona che andiamo a presentare, allora di nuovo buon pomeriggio a tutti, l'artista che andiamo a presentare è Eddie Newton. Eddie Newton è un artista che si è formato negli anni 70 sulla scia del punk inglese, ha lavorato sia nel mondo delle fanzine che in gruppi che poi in brevissimo tempo sono esplosi, stiamo parlando della fine degli anni 70, perché il primo gruppo con cui ha collaborato si chiamava The Future, nel 1977, un gruppo che rapidamente si è trasformato successivamente negli Human League. Quindi il nucleo fondamentale degli Human League, il trio, due di loro lavoravano con Eddie Newton in The Future. Successivamente ha formato i Clock DVA, un gruppo che assieme a New Order, Joy Division, Pop Group e Cabaret Voltaire ha certamente dato un'impronta molto importante a livello di tematiche sonore, a livello di tematiche culturali. Con i Clock DVA ha prodotto una decina di album, in particolare i primi tre degli anni 80 sono fondamentali per il genere che è definito post-punk e new wave, e sono il primo per la Industrial Records di Genesis Peerage, White Soul in Black Suite, e il secondo invece il famoso, il celebre Thirst per la Fetish Records del 1981, e il terzo del 1983 Advantage per una major. Sono dischi che hanno in un qualche modo posto le basi per, diciamo, la fama mondiale di Eddie Newton, che ne era il cantante e in parte anche polistrumentista perché suonava la tromba. E successivamente ha preso piede presso Eddie Newton, che è un artista che ama la ricerca elettronica, ama la ricerca concettuale. Ha preso piede il gruppo di cui questa sera parleremo soprattutto, cioè TAGC, che è un acronimo che sta per The Anti-Group Connection o Communication, e comunque è un collettivo aperto. TAGC è l'acronimo, quindi The Anti-Group è il vero nome, cioè è l'antigruppo per eccellenza. Ecco, comunque... Ok, io mi sono già connesso mentre parlavate, siamo già online, stanno già trasmettendo questo materiale, credo che Jim vi stia guardando da questa camera, se volete salutiamo. Ciao, salutarmi. Hello Jim, hello Adi. We are glad to be with you tonight. Per entrare invece nello specifico della pubblicazione, cosa ci potete dire? Allora, noi questa sera presentiamo appunto il libro, è un'opera estremamente articolata che è la terza serie del Anthology Research Recordings, ed è un libro di 200 pagine a colori che ha al suo interno una USB card, che è questa. Questa USB card contiene 9 film, di cui l'ultimo è un documentario di una live performance che è accaduta a Lipsia in Germania nel 2011, e collegata a questo c'è una piattaforma streaming che viene diciamo per la prima volta messa agli onori della cronaca, e dove vengono proiettati questi film in rotazione. Quindi diciamo che è un'opera completa, perché ha dal punto di vista dell'artista ha sia l'elaborazione concettuale di un singolo brano, sia l'audio di un singolo brano, che il film del singolo brano. E tutto questo è messo all'interno di una forma, come dicevo prima, articolata, dove si può da ogni tipo di canale vedere l'opera, perché lo si può vedere sul computer fisso, sul notebook, cioè il PC portatile, ma anche sul cellulare. Quindi è un'esperienza sensoriale completa, sia materica, nel senso del libro, sia digitale. E questo per un artista come Eddie Newton, che ha sempre lavorato sulla multimedialità e sui mixed media, è un aspetto importante. Siamo riusciti a renderlo, diciamo, più completo possibile per gli ascoltatori. E ci spieghereste qualcuna delle parole chiave, meontological, insomma, per anche delineare un po' un confine anche di ascolto, di suoni e di filosofie di cui andremo a vedere? Sì, volentieri. Lo farei dopo che Adi ce l'ha spiegato, perché queste sono proprio alcune delle domande che abbiamo posto per gli spettatori. Quindi vorremmo che fosse lui per prima parlarne, poi noi faremo una breve traduzione, insomma, comunque per chi
non è così ferratissimo nella lingua inglese, ma sicuramente molti capiranno. Quindi sì, aspettiamo un attimo, possiamo però dare l'idea del contesto. Il contesto è questa broadcast station, non è altro che una uno studio che è di una radio ricetrasmittente, quindi come se fosse questo stesso studio in cui siamo noi oggi, solo che è una stazione radio che è intergalattica, cioè è oltre Plutone, quindi ai limiti del nostro sistema solare. Quindi diciamo che i due o tre campi importanti di questa opera sono, da una parte, l'extraterritorialità rispetto al nostro pianeta Terra e quasi ai limiti del sistema solare. Dall'altro invece è un'opera, diciamo così, esoterica, perché parte da dei concetti come quello del Meon, che sono dei concetti che esistono già precedentemente, chiaramente all'opera di Claude Duvier, di Antigroup e di Adi Newton, e riguardano lo spiritualismo occidentale. L'altro side di questo lavoro è estremamente interessante, perché riguarda invece la teratologia e la patafisica. La patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie di Alfred Jarry, che è questo artista francese simbolista della fine dell'Ottocento. Per Ubu. Sì, esatto, per Ubu, esatto. Come anche il papà Ubu o il padre Ubu, o l'Ubu Cornuto, un'altra pièce teatrale. Vabbè, la teratologia invece, che purtroppo è in un qualche modo associata ai mostri. Mostri e macchine fondano il terzo pilastro di questa opera. Quindi mostri, macchine, spiritualismo e l'occultismo occidentale, europeo, britannico, e diciamo cosmologia e diciamo così sistemi extraterrestri e solari. Sì, okay. L'ultima cosa che volevamo aggiungere è anche sul concetto del colore. Questa scelta di questa tela gialla richiama quella che era, proprio Adi ha espresso questo desiderio di richiamare quello che era il cosiddetto Yellow Book in periodo vittoriano, quando appunto alcune delle teorie o comunque di certi pensieri che venivano considerati comunque di quel magic che non era però comunque possibile per tutti da fruire, venivano pubblicate in maniera anche abbastanza provocatoria da una società che sappiamo bene, una società molto chiusa e assolutamente puritana in questo senso. E The Yellow Book è proprio il giornale, il magazine al quale ci siamo ispirati, perché appunto il colore era esattamente questo giallo, che nel periodo vittoriano in effetti si avvicina molto all'idea di un colore di cose proibite. Ecco Adi, lo vediamo. Hello Adi. Hello. Can you hear us? Provate adesso. Adi, hello, welcome. Hello Adi. Hi there. Okay, I didn't think we were ready yet. Are we on time now? Are we? Yes, so we are perfectly on time. Okay. That's fair enough. Fine. So Adi, to start, do you have? I know you have received lots of questions for this amazing new work. There are three questions that some people from here from Italy have asked us, and they are mainly about the words, the vocabulary, the use of these words, like, and the concept beyond the mentological and meon and trans-Yucatan transmissions. Can you tell us something about it? I started to think about that when you asked me that, and the fact that it was quite a complex sort of thing, really, to answer in a simple way, you know, because it kind of involves all kinds of magical and sort of implications. I don't want to spend an enormous time reading my reply to that. So what I can say is that, you know, meontology is about something beyond what we can sort of comprehend in a simple way. It's to do with a kind of pataphysical thing almost. It's like an epiphenomena, as Jarry had tried to explain when he devised his kind of notion of this thing that
is in between things, that somehow exists like antimatter almost, like a kind of negative, positive realm that exists, which interacts, but we're not completely aware of, or we don't completely understand it. So therefore, this could be numerous things, not supernatural, but superliminal. I mean, I think Deschamps said he had an idea for this thing called the ultra slim, which was like a kind of, you know, an infinitesimal kind of degree where things would shift and you know, time and space would be altered. So these concepts are kind of there in the fabric of philosophy going back over centuries in a way. This idea of the infinitesimal and the infinite. Again, you know, the comprehension of the infinite is impossible for us, you know. It's such a concept our minds can't really grasp in a way. So think of Mion like that. It's a gap. It's a different universe. It's a universe B, something like this. You know, it's the back of the tree. It's something that extends further out into infinity, and we really only grasp so much of that, and you know, in conceptually. Hey. Yeah, I mean, you know, that's the way I try and explain it. I mean, you know, you can go more into these things, you know. We don't have the time really to go into it in this complex way, but you know, that's for me, that's what it's about. It's about a kind of you know, an epiphenomena, something beyond comprehension as such, but something that affects us, something that comes into our consciousness, something which affects us. But we're not totally aware of it. We can't explain it. Science can't explain it at this time, anyway. You know. Okay, Jim, can you hear us? Yes, I can. Okay. Hello. I think. Hello. I think that maybe we should start the first video segment. Yeah. To send to through. To the museum. So let me cue that up. Nice. And here we go. Mm-hmm. For 6 years, L. George Lawrence, a Silesian-born electronics engineer, has used an abandoned prospector's cave in the California desert as a base of operations for research in a new science called biocommunications. His purpose in choosing such a remote location was to eliminate man-made electronic interference during a series of remarkable experiments. Lawrence's latest equipment differs significantly from that of other researchers. It dispenses with the necessity to use electrodes directly attached to the subject. He has found through experiments perceived signals with greater sensitivity than electronic sensors to receive distant biological radiation. Consulting a star map, Lawrence searches for the constellation Ursa Major,
It is to celestial coordinates 10 hours, 40 minutes by 56 degrees that he will direct his instrument. Okay, that was the first reel there. Ennio and Paolo, did you want to... Can you hear me okay, first of all? Can you? Yeah, can we? Yeah, we can hear yes, you. Yes, yes. That's good. That's okay. Yes, the other thing was about the Yugot and the Trans-Yugotian and Transmission. Yeah, I saw that. I
I made some notes again on this. Maybe I'm going to have to sort of refer to those, really, because it's a very complicated issue, and also, you know, there's lots and lots of references and sort of, you know, things to this. So let me just have a quick look at what I've got here. And you said the meaning of the Eugophian. I mean, the Eugophian, you know, the term is from Lovecraft. And also, it's kind of this idea of an ancient civilization beings, you know, that existed, you know, back in the aeons of time. You know, again, the time scales of what we have and what is actual is very different, I think. You know, we kind of base it on what we kind of know through science as such. You know, but really, time in terms of actual, you know, is beyond what we can comprehend. I mean, things have existed for unfathomable amounts of time that it's impossible to sort of conceive almost. I mean, our scale is, you know, it's just so tiny. You know, our existence is so fleeting. It's a nothing, you know, compared to the infinity, you know. So you try and think about these things and try and think about how things developed through time. And the Lovecraft idea, the Eugophian idea, is this stems back to times that are so long ago, we've sort of forgotten about these. They're not kind of comprehensible to us anymore. But yet we've evolved from, you know, a system which is a tetralogical thing, an evolvement, a morphology of forms which are monstrous in a way, and we don't want to face that. But yet in our history, in the fairy tales or in horror stories or in other fictions or in facts, we see evidence of monstrous forms over many, many thousands and thousands of years. So our evolution is something we don't truly understand. I mean, you know, you can say, well, Darwin, you know, we evolved from protoplasmic, you know, forms, et cetera, et cetera. Or we came out of the sea, you know, we went to dry land, we became amphibious, and so on. And all these things, you know, there is obviously something to those as well, which is what we believe, you know. But there are also other things that we just cannot kind of grasp or comprehend. I mean, we don't even know fully what's at the bottom of the ocean. You know, we know there's, you know, living organisms that have evolved systems beyond what we thought they could actually exist in, you know. Not like a carbon-based life form, but other life forms, you know. And this is something which is possible, you know. Science fiction, in a way, kind of imagination looks trying to sort of explain things or to imagine things that are possible, really, in the end. And we found, you know, through time, a lot of things have become true, you know, that have been predicted that have become true. So the Eugophian thing, I think, is an ancient system, an ancient conceptual idea, some form going back in time. All right. So, and the Trans-Eugophian is to do with the projection of those energies
Yeah. You know, so you know that they it's a method of the magic energy. Yeah, projection. I think projection of energy, projection of will, projection of imagination. I think, you know, in the end, magic is a thought, is like a very, you know, is imagination. It's an imagining of something, like a tulpa. We would, you know, like this, you know, a tulpa is something. If you think about it for a long time, or you're doing it, it can actually become real, you know, it can become something, you know. So it's like precognitive thought, mm-hmm. you know, you kind of think about something or imagine something, and then this actually happens in reality, you know. Or you find a similar thing happening to yourself, you know. You thought about something, or you thought about something you like, or there's a book you want, or so, and then it'll appear, you know. So magic is many things, you know, and one of them is a conjuration, a thinking of things, and imagining things, or projection of things, you know. So all these systems are about the will and making the will material in a way, you know, actually an actual thing, you know. You know, it's hard for us to define what is imagination and what is this twilight, you know. Yeah. It's in between, you know, states and so on. We don't really know those things. But we have ingress into them by, you know, magical occurrences, by acts of magic and so on. The consciousness becomes aware of these things, you know. Yeah. That's what I, that's for me, that's the trans, you go, the transmission of the neon is this projection of ideas, you know, this ancient Kabbalistic thing, you know, that we know is there, you know, and it's been there for, you know, since time began. So that's, okay. That's my kind of, great. You know, and then we had a last question about the, I don't know if you have other videos if now. If that helps. Of yes. course, of course it helps a lot. Hello? Do we have other videos? Sorry. Non si sente. No? Okay. Now, fine. If you don't have other videos now, the last question was about the long work. I mean, the trilogy of the Mentological Research started in 1985 to continue in 1988, and then now has reached 2021 with a very long period, 35 years of activity and experimentation. Do you want to tell something about the origin of it, the development of it? Yeah, sure. I mean, you know, yeah, obviously, I mean, we began the whole process back in sort of the early 80s, you know. But I think, you know, the in the meantime, you know, there's been other things happening. Obviously, I worked on different things like Digitaria and so on, you know, and with Clock DVA, you know, we produced albums and work that was connected to that. So obviously, I was kind of occupied with different things through different periods, you know, so it was not a continuous thing, but certainly I picked up things after, you know, after 88, you know, and then started work back on the Meon 3, which had been kind of conceived to follow on from the in the series, you know. It was an opportunity, I guess, at that time when I had the time to go back to that in 2009 and start working on the project again, you know. And then over the last decade, you know, I've been really working more and more on it to get it to this final stage of being released as a book, you know, because it was quite a complex project to do, because it involved not only the films and the audio, but also the book with the essays that were based on the connections and the ideas within the pieces, and also for the live
set up the event with the Myung Cube, which was the which is the four-sided cube we used to for four projections of the film to create a completely immersive surround sound installation, which is very site-specific, as you can imagine, and quite a complex sort of thing to set up. You know, it's not a thing you can just sort of roll out and do anywhere. It has to be done in a place which is where you've got the possibility of four separate projections and the space and distance that's needed to be able to project those onto these pretty large sort of screens, you know. So all that was going on, you know, through these years and you know, finalizing the whole thing, recording. We did, you know, a number of performances of the pieces live, and that led to, you know, evolving those audio pieces further because of the live improvisational things we would do. And so we wanted to try and integrate some of that back into the pieces. So, you know, we added more little bits here and there and developed. So, you know, these things have been developing over a period of time. And they're not, it's not something that's kind of, you know, instantaneous. So, you know, yeah. So, you know. And, yeah, I mean, and the experience is so important to be included, to be part of the project. So even in this new work that you have prepared, the last track is actually a witness of what you was your first performance as with the Myung Cube in Leipzig. Is a it live document? Yeah, there's an hour long live performance that was filmed with two cameras in Leipzig at the Pantheon, which was the first time we actually performed the Myung free material and the films in situation. So yeah, the document as well, which is on the USB along with the actual individual films, audio and so on. So yeah, I mean, it's a complete thing. You know, you've got the audio, you've got the visual, you've got the textural, conceptual text as well, and also a live document of the actual cube. We call it the Myung Cube because of the superimposition of the images within the cube itself creates another layer of images that morph into other things. So, you know, it creates, you know, new things each time, you know, depending on where you view it from, you know. So it kind of evolves as well, you know, which is good. So it's a unique experience each time you see it. It's not the same thing. Correct. We hope to see it soon. Yeah, I mean, obviously, you know, we would love to do more live presentations of it, for sure. I mean, it's possible, you know, in the future that will occur. I mean, the Myung Cube can be used for other things, you know. I mean, not just the Myung Free. It can be used for new material. It can be used for any sort of creative project, you know, that's devised for the anti-group, really. So just to keep to time, because I want to make sure, sure that we stay with the museum schedule, sure, we have one more 7-minute video clip to close out this portion of the meeting, after which the Zoom call, for those participants who are here, the Zoom call itself will continue, even though we'll be sort of leaving the museum to finish so their leaving event. The museum so to finish their event. So thanks, everyone. And yes. I will go into the video. Okay, thank you. Thank you bye, again. Bye, Jim. Bye, Jim. Bye, Adi. We will remain later for to speak a bit more. Thank you. Bye-bye. Bye. Oh,
Yeah. Okay. Well, all right. So we're back again. Yeah. Okay. Thanks. Thank you. Thank you for everything. It was great. Our simulcast was perfect. I'm very happy and satisfied because it was not easy. So thank you from the other side of the world. Okay. And speak soon. Speak soon. Yes. Okay. Thanks to everyone who made happening this. Yeah. Making this happen in three different countries at the same time, very, you know, I'm glad it went well so far. Yes. Thanks to Ricardo. Take care, and you, Paolo. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Good afternoon.
Yeah, so now to continue with the remainder of the Facebook event, I know you already have the... Ok, torniamo in studio. Bene. Eccoci qua. Allora Letizia, vuoi dire qualcosa? Sì, adesso brevemente vi dico più o meno le cose che Adi ha riferito sulle domande che avevamo posto, che avevano posto alcuni dei nostri ascoltatori, che erano appunto, poi Paolo approfondirà un po' il discorso della meontologia, perché effettivamente ha bisogno di essere, cioè nel senso, deve essere un po' approfondito, soprattutto nel senso che ha voluto dare Adi in questo lavoro. Intanto Adi ha citato il fatto che alcuni punti di riferimento come Michel Berthiaud, che descrive in pratica il meon come un congelato regno del nulla, quindi un abisso, una sorta di analogia cosmica nel quale, dentro della quale noi abbiamo sia l'infinitamente vicino che l'infinitamente fugace, ed è quella impercettibile distanza tra il pensiero che cede ad una consapevolezza ipersensibile e ad un'improvvisa intuizione del vero. Lui diceva, è quello che è e non è, cioè è una realtà che è la realtà del non essere, cioè la fonte noumenica dell'idea del tutto e di ciò che non è percepito, cioè che è l'idea del presente, di ciò che esiste, ma in realtà che non è percepito. Lui parlava appunto di awareness, non sempre abbiamo questa... capacità di riconoscere questa situazione, questa forza. E quindi dice, in un certo senso, il meon può essere visto anche come una sorta di patafisica, quindi l'idea della scienza, delle soluzioni immaginarie di Jerry, o l'epifenomeno. Ed è all'interno di questo spazio che Adi dice c'è, possiamo pensare alla creazione magica del magic, no? Il magic con CK, cioè di quella che è la magia intesa in questo mondo di occultismo e non solo. Per cui poi ha fatto riferimento al termine meon come origine ebraica, dicendo appunto che è una heavenly habitation, questa abitazione celestiale, del Beth Baal Meon, quindi Beth Baal Meon, che era appunto il nome di una città che era stata un tempio che prendeva il nome dalla città che era stata costruita, era stata data a uno dei figli di Mosè. E dice appunto la connessione che viene utilizzata qui passa attraverso il significato metafisico del termine meon, che in un qualche modo denota gli altri, cioè l'altro, torniamo quindi all'altro di prima, cioè ciò che è l'universo B, l'universo A, cioè l'universo conosciuto, è quello che è la nostra dimora, abitazione, ma che non percepiamo, cioè percepiamo ma non riusciamo ad identificare in maniera concreta, perché appunto fa parte del non essere. Poi è passato al discorso di Yugot e Transyugotonian, che è praticamente un'idea di trasmissione. Dice, intanto Yugot è il nome che viene dato a Plutone in qualità di pianeta più lontano e anche guardiano dell'universo conosciuto, oltre il quale, diceva appunto Adi prima, ci sono quelle forze transplutoniche che sono poi quelle forze che in un qualche modo provengono dai pianeti gassosi, quindi dai pianeti che sono proprio al limite del nostro sistema. E sì, dice sì, che... Ti blocco solo un attimo per sì? dire che è un termine che viene dallo scrittore americano Lovecraft. Sì, esatto. Sì, non l'ha citato oggi, però effettivamente sì, è un termine che viene usato da Lovecraft. E ed è proprio qui, proprio in questo spazio siderale lontanissimo, che secondo Adi Newton, il suo studio, avvengono questi atti magici, cioè ci sono queste situazioni nelle quali c'è questo magic. Come riferimento molto forte, che è presente anche nel testo, è il riferimento a Kenneth Grant, con appunto il libro di Cults of the Shadow, nel quale appunto ci sono diversi riferimenti a questo aspetto. Poi ha riferito anche di Michel Berthiaud, quindi il libro gnostico, il Voodoo Gnostic Workbook, dove dice si possono trovare vari riferimenti, voleva anche appunto detto leggere qualcosa. Poi per quanto riguarda il processo della mentological research, che ha raccontato in maniera molto breve, però insomma ha voluto dare questa idea, proprio abbiamo chiesto, no, di come affronti, perché è effettivamente un lavoro molto lungo che lui ha iniziato anni fa, e quindi appunto dice sono alcuni di questi lavori che ho iniziato già da tempo, quindi negli anni 80, in realtà non sono stati poi mai pubblicati, infatti la sua intenzione sarebbe poi di pubblicare anche il volume 1 e il volume 2 di questa raccolta, ed è approdato qui
all'ultima parte, quindi diciamo negli anni 2000, perché nel frattempo diceva ha pubblicato Digitari, ha avuto altri lavori come con i Clock DVA e quindi ha lavorato in altri ambiti, poi solo nel 2009 dice ha avuto un po' il tempo e la dedizione nuovamente per recuperare questo progetto meontologico, che poi però ha voluto mettere in piedi non solo come ricerca e come suono immagine, ma anche come live, e ha quindi creato, progettato questo Meon Cube, che è una struttura appunto a quattro lati, abbastanza leggera, di alluminio, da poter appunto essere utilizzata in maniera abbastanza duttile anche in diverse situazioni, e che crea una vera e propria proiezione surrounding, quindi per l'audience, che vede allo stesso tempo i musicisti all'interno, perché è una semitrasparenza, però vede anche la proiezione delle immagini di questi filmworks, come li chiama Adi, che vengono mixati ovviamente in diretta, così come il suono viene sviluppato in diretta. Poi Paolo vi parlerà bene anche della formazione che prende parte in questo progetto, che però ci tenevo a dire, infatti l'ho chiesto anche a Dadi di specificarlo, perché non solo ci sono le tracce dell'album, i testi e i video, ma c'è anche un'ora del primo live che è stato fatto a Leipzig nel 2011 in occasione appunto di un famoso festival il cui nome in questo momento mi sfugge naturalmente perché non mi sono preparata, è WG, sì, comunque un festival appunto di musica e di suono gotico eccetera, nel quale è stato registrata quest'opera, questo live, ed è documentato nel lavoro che abbiamo presentato come Rizosfera e come Armcom, appunto Meontological Research Recording 3, che potete trovare appunto in libro e presente anche nella USB card. Lascio la parola a Paolo. Sì, adesso per concludere, insomma, la cosa interessante è che è venuta a partire appunto questa generazione di artisti che sono partiti con il movimento punk e in un qualche modo attraverso una carriera lunga, una vita, sono arrivati a una sorta di musica ambient / industrial lontanissima dagli esordi, no? Se pensiamo al nucleo originale di artisti che sono partiti, non mi sento più nella cuffia, ecco adesso sì, no, adesso no di nuovo, forse io continuo a parlare comunque, sì. In ogni caso diciamo il nucleo di Human League, Cabaret Voltaire, Clock DVA, partiti all'alba appunto della musica punk, sono arrivati a questi esiti. In particolare la carriera di Eddie Newton, il suo itinerario artistico, è stato certamente aiutato dalla vicinanza delle idee dell'occultismo inglese, e quindi in questo caso Aleister Crowley, Kenneth Grant, e soprattutto la figura di Kenneth Grant assieme a quella di Michel Berthiaud è la figura che in particolare ha creato il ponte fra l'hardcore occultismo di Aleister Crowley della prima parte del Novecento alle tematiche extraterrestri e di coniugazione di vite aliene al di fuori quindi del pianeta Terra con l'occulto, e questo passa attraverso l'arte. Quindi la cosa estremamente interessante di questa generazione di artisti, di Eddie Newton in particolare, che forse adesso rimane la persona forse più influente, no, nel campo dell'industria, ora che è morto Genesis Peorage, di The Throbbing Gristle, di Psychic TV, quindi di quella generazione forse Eddie Newton è l'unico ancora che è veramente, assieme ad altri, però insomma è la figura che spicca all'interno di questa porzione di musica, è certamente questo connubio fra spiritualismo, esoterismo e occultismo, quindi occultismo sono le pratiche magiche, l'esoterismo è la cultura che esprime queste pratiche magiche, e diciamo così la volontà di andare oltre a quella che è la dimensione umana. Ecco, quando viene citata la figura di Alfred, questo è un punto importante concettuale, eventualmente abbiamo tempo per sviscerarlo un minuto, insomma, quando parla di non essere. Esatto. Insomma, Alfred Jarry è quella persona, quel simbolista francese che a 15 anni dipingeva già la sua stanza di nero e disegnava gli scheletri sopra. È conosciuto ai più come il fondatore del teatro moderno, no? Con Père Ubu, come richiamavi tu prima, Riccardo,
quindi del grottesco in politica e del grottesco in teatro, però in realtà oltre a ciò è stato anche un grande occultista ed è stato colui che assieme a Felician Robbs e altri insomma ha fondato quelli che potrebbero essere, diciamo così, un nuovo tipo di spiritualismo e di filosofia che va oltre la metafisica, brevemente generalizzando in maniera brutale, visto il tempo e visto il luogo, comunque si tratta comunque di una filosofia che va oltre l'essere. Prima di noi ti ha citato l'epifenomeno, in effetti che è il fulcro della filosofia di Alfred Jarry, l'epifenomeno non è altro che l'essere del fenomeno, quindi è qualcosa che va oltre il già pensato, quindi l'essere del pensiero coinvolge già al suo interno sia la metafisica che la fenomenologia, quindi sia Husserl che per certi versi Heidegger. Cosa succede? Questo epifenomeno non è altro che un grande vuoto al cui interno, come trasparenza, variano i vari individui e le varie situazioni. Quindi è il non essere. La coincidenza fra il pensiero post-numenico di Kenneth Grant, di Michel Berthieu e di David Beth, che introduce l'album, è proprio su questo sentiero qua. Quindi un sentiero che tiene presente sia la tecnica planetaria, sia il non essere, quindi questo vuoto nel quale l'uomo e la tecnica maggiorati insieme creano il possibile. Per Ubu manda i suoi progetti, le sue macchine pseudo-demoniache a il capo di un ufficio brevetti che si chiama il signor possibile. E quindi la soluzione delle scienze immaginarie non sono altro che i lineamenti, no, di tutto ciò che è virtuale. Perché se io vado a occupare un vuoto, l'essere del pensiero nel momento in cui arriva, l'apparizione dell'essere scompare, cioè il fenomeno, il non essere scompare e l'essere arriva, quindi c'è questo passaggio. Ed ecco che Eddie Newton citava giustamente il tramonto, a un certo punto il twilight, cioè non è né notte né giorno, è un ritmo. Ecco, torniamo alla nostra filosofia del ritmo. È un ritmo. Mi fermo qui perché potremmo andare avanti forse. L'argomento è molto grande, i nomi che tirati in ballo sono tanti, ma diciamo per capire, prima io stesso e poi diciamo chi ci sta seguendo, è quello che troviamo nella pubblicazione, quindi è oltre a un percorso artistico anche un percorso di pensiero. Sì. Sì. Questo libro in particolare è quello che nella lingua inglese viene definito un reader, cioè un'antologia. Certo, ma c'è un video che va in sottofondo? Secondo me è ancora Eddie Newton con la sua conferenza sotto. No. Secondo me siamo noi. C'è una diretta che va. Siamo noi in diretta. Perfetto. Okay. No, devi chiudere lì. Ah. E questa è un'antologia di testi, ci sono dei testi di Eddie Newton e di altri autori. E c'è una grande eterogeneità perché ci sono dei testi sia accademici che dei testi che però vengono da Pulp Magazine oppure da siti web di oscure sette legate a Lordo, Tempo e Orienti, eccetera eccetera, quindi estremamente variegato e secondo me anche per certi versi interessante perché dà delle prospettive completamente differenti. Quindi sì, diciamo che nella pubblicazione ci si riesce proprio a immergere e a fare un excursus di quello che fu la storia del pensiero riguardo appunto queste che sono oltre teorie perché sono prima di tutto filosofie, no? Sì, mi pare capire. Sì, sì. E, diciamo che a livello teorico poi gli artisti entrano in scena e coniugando il pensiero con le forme d'arte, quindi sì, mi pare sì. Di capire, esempio, sono sul confine esatto, tra scienza abbia citato anche il discorso dei mostri perché c'è appunto un saggio anche su questa parte che come dicevo prima si riferisce a quel periodo diciamo tardo vittoriano, no? Il mostro forse che conosciamo di più per eccellenza è Frankenstein nel quale appunto quindi si Elephant Man appunto e vengono e quindi c'è anche questa parte, quindi è molto variegato e tiene dentro
diversi aspetti del weird, di quello, esatto, che viene definita la filosofia. E quindi mi pare weird di capire che comunque l'inizio degli studi risalgono a tanto tempo fa, vedendo, sì, anche queste figure molto antiche, disegni molto antiche, quindi un percorso lunghissimo, sì, diciamo. Sì, 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 sì. La cosa interessante, se possiamo aggiungerla in chiusura, è questa. Il perché certe forme d'arte richiamano un certo tipo di spiritualismo, un certo tipo di filosofia, che è uno dei motivi di questi incroci, no? Mm-hmm. Perché in un qualche modo oggi, in questa incredibile secolarizzazione della società, no? Dove nella nostra società ipertecnologizzata sembra che sia sparito il sacro, no? O comunque il sacro tecnicizzato, come era stato tecnicizzato in precedenza, per esempio, da noi all'interno del nostro paese, per esempio dalla Chiesa Cattolica, no? Sembra che il sacro in qualche modo sia sparito, perché è talmente ingegnerizzato che quasi lo sentiamo falso, no? Ecco che invece attraverso l'arte il sacro ritorna, perché il sacro, cioè l'arte evoca, l'espressione, cioè, evoca quella espressione anche di meraviglia, quella fluttuazione di sensi che ti riavvicina al sacro. Ed ecco il motivo per cui, per esempio, in una terra che, come diceva benissimo Eric Davis, sembrerebbe ultrasecolarizzata come la California, nascono tanti culti extra, diciamo così, extra religioni del libro. No? Perché a ogni tecnologia corrisponde anche una spiritualità. Le tre religioni del libro, l'ebraismo, il musulmanesimo e il cristianesimo, sono delle religioni tecnologiche, cioè si basano su un libro. Ora, molta parte di queste teorie che sono dentro questo libro sono delle teorie fatte per un nuovo tipo di tecnologia, hai capito? Che non è più quella del libro, ma una tecnologia digitale, hai capito? Quindi, adesso che okay, avevo fatto un giro interessante. Adesso. Il motivo per cui c'è questo richiamo a entità antiche attraverso Lovecraft e Kenneth Grant, no? È perché queste tecnologie permettono delle nuove scoperte. Le xenointelligenze, le intelligenze aliene, non sono percepibili a occhio nudo da noi, non sono spiritualità dell'umano, ma sono spiritualità postumane e necessitano di un potenziamento tecnologico che è necessario attraverso gli strumenti nuovi. Ecco perché la scienza nomade fa questa figura, è una figura così importante all'interno di questo libro. Le scienze nomadi portate da scienziati visionari, come erano a suo tempo, per esempio, Galvani, come erano Volta, come era qualsiasi altro scienziato che ha lavorato sui limiti della scienza. Una scienza che chiaramente non è accademica, perché l'accademia è un sapere ed è un potere. Quindi per lui il riferimento al periodo letterario è quello, perché è quello il momento in cui effettivamente c'è questo bisogno anche di una sorta di spiritualità che si ripropone, nel momento in cui c'era il grande scontro tra quello che era appunto l'idea non solo divina, ma comunque anche della spiritualità, e la grande rivoluzione industriale, tecnologica o comunque tecnica che iniziava ad arrivare, quindi il periodo vittorianesimo. Quindi il riferimento iniziale è anche lì, ma poi non solo, la porta avanti. Infatti, se vogliamo dire una cosa che è molto cara a Letizia, per esempio, facciamo il caso della letteratura di Frankenstein. Cioè, Frankenstein. Anche perché rimaniamo in zona, no? Con Galvani. Esatto, cioè, voglio dire, la figura di Frankenstein, che è notissima attraverso il cinema, la letteratura, eccetera, eccetera, in realtà deriva da una serie di scienziati italiani totalmente visionari, appunto abbiamo detto Galvani, ma anche il nipote di Galvani, Aldini, che facevano questi esperimenti su dei cadaveri, no? dei decapitati, eccetera, eccetera, e facevano delle esibizioni pubbliche a Londra, per esempio, a Bologna, ma anche a Londra, dove davano elettricità a queste teste mozzate, e queste teste mozzate all'improvviso aprivano gli occhi, oppure si deformava il viso, si deformava la bocca. Sì, cioè, e allora, risposte neurologiche, esatto, nervose, ecco. Lavoravano su questo, però agli occhi di un letterato, come Mary Shelley, chiaramente questo poteva evocare una vita oltre la morte. O comunque il tentativo di portare la vita ad un livello differente, quindi poterla non fare finire o ricreare, che questo è un po' il senso, anche uno dei tanti sensi di questo romanzo meraviglioso di Mary Shelley. Però attraverso la tecnologia, sì, perché c'era bisogno appunto di scariche elettriche e quindi anche di un setting che era prettamente, diciamo così, scientifico.
però era una scienza non accademica, sì, cioè occulta, che stava lavorando come i famosi alchimisti del Cinquecento, no? Cioè lavoravano su dei confini che non erano accettati dalla società. Sì, infatti lo stesso dottor Frankenstein viene cacciato dall'università nella quale studiava perché si scopre che fa queste che venivano definiti riti. Era una ricerca, ma una ricerca di altro tipo. Ecco, di Newton, anche sul giallo che dicevo prima, ha voluto partire un po' da questa, così essendo anche lui appunto anglosassone, da questo nucleo forte di quello che era il pensiero proibito in qualche modo anche ai tempi vittoriani. Sì, questi libri venivano venduti con la copertina gialla perché erano libri sovversivi o libri magici. Si chiama The Yellow Book. Se lo cercate si trova l'immagine, non sono riuscita a farvela vedere, ma si trova facilmente. Bene. C'è un'enciclopedia di cose da scoprire. È un'opera ricchissima davvero. Allora, per chiudere direi possiamo segnalare qualche link web a chi è interessato. Sì, oggi c'è il pre-order, è iniziato oggi, quindi sul sito di Rizosfera, che è appunto rizosfera.net, si può trovare la pagina sulla quale acquistare il libro, libro e, come dicevamo, USB. Quindi da oggi è partito il pre-order, perché siamo in produzione, ovviamente questo è un libro che non c'è tempo oggi di raccontare, ma vede il lavoro di tantissime, di tante persone, è un lavoro artigianale che viene curato da diversi appunto artigiani reggiani. Prima a Londra, per quanto riguarda la confezione, proprio qua in città, e quindi ha bisogno di un tempo, e oggi presenta il pre-order, per cui sul sito si riesce tranquillamente ad acquistarlo, anche perché sono 200 copie che verranno fatte così in diciamo quella che viene chiamata hardcover, quindi una copertina rigida. Poi insomma, probabilmente verrà fatta anche un paperback, però per il momento abbiamo volontà di lavorare su questa, anche perché appunto è stato un progetto che abbiamo pensato con Adi Newton, come dicevo prima, a partire dalla copertina, anche proprio dalla forma libro. Sì, l'unica cosa, il sito è rizosfera.net. Sì, detto. E poi invece okay. Lo streaming, la piattaforma streaming, l'indirizzo è all'interno, diciamo così, della... Sì, nel momento in cui c'è l'acquisto, poi si riceve immediatamente il codice personale non cedibile per accedere al streaming illimitato da qualsiasi dispositivo, quindi che sia un mobile phone, un laptop o un computer fisso. O addirittura una Smart TV. L'Apple TV, chi ce l'ha? Bene. Benissimo, ci salutiamo, vi ringrazio molto per la vostra partecipone. No, grazie a te. Grazie a voi per l'invito. Da qui la giardiniera ambient, diciamo, è ufficialmente terminata con questa seconda parte. Un saluto e ci vediamo giovedì.